Ciao a tutti, oggi vi farò vedere il nuovo arrivato, un robot aspirapolvere che vi permette anche di pulire a terra. Ha due funzioni, quindi vediamo insieme. Scartiamo. Io già l'ho provata naturalmente perché dovevo vedere com'era, quindi non la trovate chiusa per bene. Questo è il prodotto. Questo è il suo caricabatteria. Dentro la confezione poi troviamo un telecomando digitale, libretto di istruzioni, poi un panno che già ho utilizzato, questo serve per lavare a terra. E quindi ora vi faccio vedere come funziona. Mettiamo in carica, così. Deve spuntare il. Per la prima volta la carichiamo per almeno 8 ore. La poggiamo così. Ecco qui, adesso si attiverà questo tasto azzurrino. E come ho già detto, vedete, parla anche da sola, nel senso ci sarà questo lieve suono. Dalla seconda volta in poi la carica sarà di un'oretta circa. Poi, dopo che sarà carica, si disattiva da solo e comincerà a lavorare. Ora ho preso un po' di caffè e lo spargo così, a caso. Con il telecomando aziono il mio robot. Eccolo qui. Adesso è partito. Quindi vediamo insieme. Ora ad esempio cammina così, poi man mano sbatte, si fa tutti gli angoli. Ecco. Giustamente sembra che non pulisce, ma man mano ci passa. C'è quella spazzola rotante che man mano appunto serve di più per pulire gli angoli. Come potete vedere, man mano lei passa e si tira tutto lo sporco, logicamente. Adesso siamo pronti per la pulizia. Apriamo, togliamo questo cassettino, riempiamo di acqua questo e lo inseriamo sempre qua. Chiudiamo il coperchio, togliamo le spazzole e poi li puliamo. Montiamo il panno, attiviamo nuovamente il robot. Come potete vedere, si vede che è bagnato il pavimento, adesso lo sta lavando. Vedete? Questi puntini è perché il mio pavimento è rotto, quindi mi dispiace, a casa così siamo. Si fa tutto il percorso, come potete vedere. Si pulisce molto facilmente, basta aprire questo. Si svuota e si sciacqua. Questo è quello per la polvere, naturalmente. Questo serve per pulire le setole. Queste setole, queste sono setole più dure. Per togliere questo basta premere la levetta e si può cominciare. Svuotare. Riposizioniamo quello per la polvere. Togliamo il panno, riagganciamo tutto bene. Questa si può lavare anche in lavatrice. Quando è completamente scarica, lei poi si posiziona di nuovo sotto carica da sola, automaticamente. Potete inoltre collegare il robot
al telefonino, grazie alla rete di casa. Questo vi permette di utilizzare appunto il dispositivo anche se siete fuori casa. Io ho fatto una breve presentazione, comunque il robot sale anche sopra, scusate, ho un po' di mal di gola, sopra i tappeti però quelli semiduri, non quelli morbidi morbidi. E niente, mi sto trovando benissimo, anche appunto quando sono fuori casa, attivo la connessione e fa tutto lei. Un bacione e buona serata.